Da oggi in poi ogni mio video avrà un saluto diverso, perché non si può salutare sempre nello stesso modo, per il semplice fatto che un giorno ti svegli in un modo, un giorno vuoi parlare spagnolo, un giorno vuoi parlare francese, e quindi oggi mi sento molto hola chico, como estas? Questo è un video tag in collaborazione con Chantal di Fairy with Hobbit Feet e Giada di Reading Can Save Us. Vi metto il loro link qui sotto nell'info box come al solito. Il tag in questione è My Fictional Bookish Girl Squad Tag. Ce l'ho fatta soltanto perché l'ho scritto. Bene. In che cosa consiste questo tag? Praticamente in queste 7 domande noi abbiamo la possibilità di creare la nostra squadra di donne cazzute. Quindi iniziamo con la prima domanda, che è qualcuno che ti costringerebbe ad uscire quando tu vorresti rimanere in casa. Allora, ho pensato subito a Kalan della Spada della Verità, perché è una protagonista veramente cazzutissima che mi costringerebbe a uscire, a partire per l'avventura insieme a lei e al suo Richard. Ecco, saremmo un po' nemiche perché anche a me sconfinfera parecchio Richard, che potrebbe esserci questo scontro tra fighe fondamentalmente. Comunque Kalan secondo me sarebbe l'unica a dire usciamo, dai, no, il telefono no. Poi domanda numero 2: qualcuno che ti coprirebbe le spalle, e chi meglio di Katniss? Cioè, io mi fiderei ciecamente se stessi con Katniss, se ci fosse qualche pericolo in giro, saprei che Katniss mi coprirebbe benissimo le spalle. Quindi ho pensato subito a lei, è una delle mie protagoniste cazzute preferite di sempre, e quindi lei, per forza proprio. Domanda numero 3: qualcuno che ti aiuterebbe con il trasloco? Ma ragazzi, con tutti i poteri che ha, perché non Hermione Granger? Ma assolutamente Hermione Granger, in un attimo Hermione mi aiuti a traslocare bididi bodidi bublin, magari non con questa formula, ma sicuramente lei saprebbe fare tutto ed in fretta, perché io odio traslocare, fare valigie, eccetera, eccetera. Quindi assolutamente Hermione. Domanda numero 4: qualcuno con cui condividere i tuoi problemi? Una brava ascoltatrice. Subito, subito il pensiero mi è andato a Louisa Clark di Io prima di te, che c'è il riflesso. Vabbè, comunque non si vede proprio io e te prima del libro prima. E Louisa Clark, secondo me, è un'ottima ascoltatrice, una donna divertentissima, dolcissima, che saprebbe ascoltare. E quindi ho pensato subito a lei. Poi domanda numero 5: qualcuno con cui spettegolare? E io ho pensato a tutta la famiglia Marge di Piccole Donne, e perché è una famiglia un po' che ama parlottare, spettegolare, soprattutto tra le sorelle, hanno tutte le loro informazioni, la sera si riuniscono per fare teatro, per leggere i racconti di Joe e per spettegolare sulle cose che succedono, e quindi ho pensato subito alle sorelle Marge, perché sì, no, più spettegolose di loro non esiste nessuno. Poi, domanda numero 6: qualcuno con cui andresti in vacanza? Non ho il libro perché lo devo recuperare assolutamente, tutta la serie, però ho fatto un ordine su Libraccio che ho preso l'ultimo libro. Comunque ho il DVD e vi mostro Bridget Jones. Ma ci pensate, i due Bridget Jones insieme che vanno in vacanza? Sarebbe troppo fighérrimo, cioè per forza. Bridget Jones più Bridget Jones più vacanza? Cioè ci scorderemo per forza lo spazzolino, sicuro, perché lo dimentico comunque. In ogni posto che vado ho uno spazzolino del posto in cui sono andata, c'ho proprio la collezione.
Stare con lei, andare in discoteca, le cicciottelle che ballano. No, è bellissimo, cioè io sono con Bridget Jones per andare in vacanza, non scherziamo proprio. Domanda numero 7, qualcuno con cui uscire in tranquillità. E io ho pensato a Laurel di È solo una storia d'amore di Anna Premoli, perché secondo me sarebbe un'ottima compagna di uscite, ironica, simpatica, ci si può parlare di qualsiasi cosa, e quindi secondo me Laurel sarebbe davvero la compagna giusta per una bella uscita tranquilla. E no, povera Italia. Allora, il tag finisce qui. Io vi ricordo di iscrivervi ai canali di Chantal e di Giada, e noi ci vediamo nel prossimo video. Addio, ciao ciao.